Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Carissimi fratelli, quando qualcuno grida di separarsi da questa Chiesa, forse non ha mica tutti i torti. In ogni caso, sono gli apostati e i blasfemi che dovrebbero lasciare le Chiese e non i fedeli. Non so se qualcuno di voi si ricorda di quel soggetto che immerse la croce di Cristo nell'urina e venne addirittura accolto da Bergoglio e lodato per le sue iniziative artistiche. Adesso, come molti di voi sanno, è accaduto un fatto molto increscioso a Carpi che ha mostrato la bassezza non soltanto degli artisti, ma della complicità dei prelati, degli alti prelati. Ma penso che pochi di voi si ricorderanno quando un cuore di maiale venne appeso in una chiesa. Tale cuore venne spacciato anche questo per arte. Sì, Monsignor Glitter, vescovo di Innsbruck, fece esporre sopra l'altare maggiore di una chiesa la gigantografia di un cuore di maiale, avvolta sembrava da un condom. Questi orrori, spacciati per arte, sono rimasti impuniti. Il malcontento tra i fedeli cresce. Questa gente dovrebbe essere cacciata via dalla Chiesa. Questo signore ebbe addirittura l'idea, decise che in Quaresima i fedeli non potevano pregare nelle chiese del capoluogo tirolese. Sicuramente servo del demonio, trovò uno stratagemma per evitare che i fedeli andassero a pregare in chiesa durante la Quaresima. E come fece? Ebbe l'idea di mettere un bel cuore di maiale appeso. Non era un ordine formale, ma una forza di repulsione che spinse i fedeli ad andare altrove, perché una gigantografia con un cuore di maiale sopra l'altare maggiore poteva ispirare una devozione soltanto a un satanista o a uno psicopatico. Così il povero fedele che varca la porta della chiesa per trovare Gesù Cristo, inginocchiarsi, chiedere perdono, chiedere pentimento, chiedere le grazie, si trova dinanzi agli occhi un Cristo disteso a terra morente con un soggetto che gli fa una fellazio, oppure addirittura varcare la porta della chiesa dell'ospedale di Innsbruck e trovarsi davanti agli occhi questa opera d'arte di questo signore che si autoproclama artista e che è stato chiamato dal vescovo ad esporre il suo capolavoro nella suddetta chiesa per tutta la durata della Quaresima. Forse questo signore rappresenta se stesso non soltanto con il cuore, ma esprimendo tutta la propria persona ed esporla proprio in quel quadro. Questo signore ebbe addirittura l'ardire di dire che si trattava di una rappresentazione del cuore dell'uomo, povero sacro cuore di Gesù. Molti fedeli, sufficientemente disgustati da quella foto e dalle spiegazioni inutili, perché soltanto un satanista poteva esporre durante la Quaresima o anche non durante la Quaresima un cuore di maiale. Questo stesso signore, stiamo parlando di questo vescovo, fu quello che mise un'immagine allusiva di condotte sessualmente riprovevoli. Si poteva ammirare infatti la gigantografia del petto e del braccio di un uomo nudo tatuato adagiato su un letto. Il vescovo ebbe addirittura l'ardire di spiegare che si trattava di un David mezzo ucraino che stava manifestando contro la follia della guerra. Ma tutti voi potete ben vedere che cosa rappresenta questo quadro. Non riusciamo a capire che cosa rappresenti tutto questo con la Quaresima. Sicuramente il piedino di Satana è entrato dentro la falsa chiesa e vuole cercare di distruggere tutto. La Quaresima dovrebbe essere un tempo per rientrare in sé, un tempo per la purificazione, per la presa di coscienza, per la conversione, per il pentimento. Che questo quadro
che rappresenta questo Davide sia mezzo ucraino, potrebbe anche essere. Peccato però che stava manifestando dentro una chiesa qualcosa che ricorda le città di Sodoma e Gomorra. Non sappiamo se al vescovo sia sfuggita volontariamente questa cosa. Forse rimpiange la chiusura di un nightclub dove lui o altri come lui potevano andare per trovare sollazzo. Ma siamo ai tempi della fine. Satana si è manifestato in tutto il suo splendore all'interno del Vaticano e i suoi fedeli continuano a seminare veleni, blasfemie e apostasie dappertutto, e molti fedeli ancora non si rendono conto. Basterebbe che l'85% dei fedeli si rendesse conto e cacciasse via il pampero dalla sede che ha preso a forza e con l'inganno. La cosa incredibile è che alcuni soggetti che appartengono ad altre religioni sorridono, altri addirittura si mettono le mani nei capelli perché non riescono a capire come si possa dissacrare un tempio con queste schifezze esposte. Noi cattolici cristiani dovremmo reagire dinanzi a tutto questo, prendere queste pseudo opere e bruciarle, ma abbiamo la forza per reagire di fronte a questi arroganti satanisti che non esitano a calpestare la sensibilità dei fedeli pur di servire i loro scopi. Ridurre le chiese a musei dell'orrido, del porno, è una cosa veramente assurda. Ma naturalmente il patron della Pachamama non è intervenuto e non interverrà neanche questa volta. Lui lancia qualche monito e tutti plaudono a questo monito, però dinanzi a una parola buona e sana vi sono 100 azioni malvagie e sataniche che vengono permesse. Sia lodato il nome del Signore, venga presto il tuo regno. Amen.